Adesso ci spostiamo a San Vito Lo Capo, dove mancano ormai poche settimane all'inizio ufficiale della stagione turistica, primo degli appuntamenti in programma, il Festival Internazionale degli Aquiloni. Un festival internazionale ha sempre il suo fascino. Quando poi la kermesse riguarda gli aquiloni, quei fantastici oggetti colorati che volano e ci fanno stare col naso all'insù, allora il rischio è di restare davvero incantati, e a qualunque età. San Vito Lo Capo si prepara al primo degli eventi estivi turistici che sarà il Festival degli Aquiloni. Appuntamenti, partiremo con gli eventi sicuramente a fine maggio e dal 23 al 31, 9 giorni di festival, primo festival internazionale degli Aquiloni. Il festival si svolge nella San Vito Lo Capo, ma non solo, e il sito è la spiaggia di San Vito Lo Capo, quindi il nostro mare, il nostro golfo, il nostro sole. Sono presenti in gara 24 aquilonisti provenienti da tutto il mondo, da 24 paesi. E un grande evento sul quale puntiamo molto perché sicuramente sarà ripetuto negli anni successivi e quindi assieme al Cusco Fest che rappresenta la chiusura, il Festival degli Aquiloni sicuramente rappresenterà l'apertura della stagione estiva a San Vito Lo Capo. Per l'agenzia Trapani Eventi, organizzatrice della manifestazione, abbiamo ascoltato Maria Torrente. Per il Festival Internazionale degli Aquiloni è previsto un momento laboratoriale che coinvolgerà i bambini. Esatto, questa è la novità, diciamo, che portiamo in questo evento, definiamolo un evento parallelo allo spettacolo degli Aquiloni. I bambini di qualsiasi età, quindi dai 4 anni fino ad arrivare ai 100 anni, possono venire a San Vito durante le 9 giornate di festival e crearsi il proprio aquilone da mettere in volo. Abbiamo il piacere di avere un tutor specializzato nel settore che guiderà i ragazzini a montare questi aquiloncini, loro compreranno dei kit ad una cifra di 5 euro, questi aquiloni potranno essere dipinti, colorati da qualsiasi tipo di pennarello e messi in volo appunto in un campo principianti che sarà parallelo a quello dei grandi nomi che avremo come ospiti.